19esima edizione del 16 corto, è un palinsesto molto ricco, al di là delle 7 sezioni competitive che ormai hanno fatto un po' la storia del 16 corto, ci saranno anche delle novità. Una novità più rilevante forse è la mostra iconografica che abbiamo dedicato a Pierpaolo Pasolini in occasione del centenario della nascita, che allestiremo alla Galleria Wundergrafica. È una mostra composta da una quarantina di opere proveniente un po' da tutta Italia ma anche dall'estero. Particolare rilevanza daremo da quest'anno ai mestieri del cinema. Iniziamo quest'anno con il doppiaggio, anche perché comunque Forlì è sempre stato un territorio molto ricco per quello che riguarda, ha dato i natali a diversi doppiatori, tra cui Massimo Foschi, voce di Burt Lancaster, di Rutger Hauer, un personaggio nato a Forlì e ritorna nella nostra città dopo 20 anni, e daremo una sorta di riconoscimento come premio alla carriera. Altro premio alla carriera molto importante lo assegneremo alla Gullotta, personaggio eclettico ma anche lui doppiatore, quindi si allinea un po' con quello che è la tematica che quest'anno metteremo in luce. I cortometraggi quest'anno, in linea di massima, non hanno un fil rouge unico, ci sono diversi filoni. Uno di questi è rappresentato un po' dal disagio giovanile e dal confronto con le generazioni precedenti. Disagio anche lavorativo, quindi collocazione del lavoro e disagio in ambito lavorativo. Poi ci saranno anche cortometraggi che esplorano un po' territori che sono abbastanza sconosciuti, tipo Colombia o tipo Indonesia, dove comunque ci sono degli aspetti di quei territori che sono poco conosciuti. L'appuntamento è dal 6 al 15 ottobre, quindi da giovedì 6 fino a sabato 15 ottobre. Sono 10 giornate di cinema, ma non solo, perché ci saranno anche spettacoli collaterali di intrattenimento molto interessanti. Si terranno al San Giacomo, che è un po' la sede principale, al Cinema San Luigi, e utilizzeremo il circolo Aurora, che diventerà un po' il quartier generale per quello che riguarda lo sviluppo di Lapix, che è un progetto dedicato al mondo dell'animazione. E poi quarta sede è la Wundergrafik, dove ci sarà la possibilità di visitare la mostra, che appunto sarà allestita dal 1° al 15 ottobre.